mi presento con un chilo in meno sulla testa. Ci voleva proprio una bella lustrata al cuoio capelluto. Oggi facciamo gelato. Aspetta, stai lì. Oggi facciamo gelato alle fragole, che è di una bontà questo qua, di una facilità nella preparazione, di una cremosità, fatto con ingredienti genuini. Nel frattempo che è qua, che si ammorbidisce un po', vi spiego come ho fatto a prepararlo. E senza gelatiera, eh. Ho cominciato con la preparazione del latte condensato. Il latte condensato è una crema che in realtà si trova già pronta in commercio, però si può preparare comodamente a casa perché si fa in un battibaleno e poi in realtà anche gli ingredienti che servono per prepararla sono molto economici, che abbiamo già in casa probabilmente. Versare il latte in una padella piuttosto che in un pentolino, perché almeno così riesce anche a evaporare più velocemente, avendo più spazio, no? Aggiungete zucchero a velo, una noce di burro, poi tutti gli ingredienti, le dosi, la ricetta scritta la trovate anche sul blog, e fate bollire per circa 5-6 minuti, fino a quando il composto notate che arriva a questa consistenza abbastanza morbida, cremosa. Lasciate raffreddare. Prendete le fragole adesso, le frulliamo con un frullatore a immersione piuttosto che in un frullatore, quello tradizionale, e dobbiamo ottenere una purea che setacceremo, e così almeno sarà bella liscia, vellutata. Ovviamente, se volete evitarvi questo passaggio, siete liberissimi di farlo. Sappiate che all'interno del vostro gelato ci saranno anche questi semini, che potrebbero anche essere piacevoli in realtà. Io ho preferito comunque toglierli. Una volta ottenuta una crema liscia, aggiungete il latte condensato che avete fatto raffreddare, yogurt bianco naturale, che darà questa nota un pochino più fresca al gelato ed equilibrata, secondo me. Adesso aggiungete un ingrediente che servirà per abbassare il punto di congelamento della massa. Sapete qual è questo ingrediente? Un bel goccino di vodka, un bicchierino di vodka. Volendo potreste anche mettere mezzo bicchiere di alcol puro. Lo aggiungete a questa purea e mescolate ancora. Teniamo da parte, montiamo la panna adesso. Con zucchero a velo, io ho scelto una panna tradizionalissima. Se volete usare quella magari vegetale già zuccherata, non aggiungete lo zucchero a velo. Pizzico di sale e la montate fino ad ottenere un composto abbastanza sodo. Se usate quell'animale soprattutto, però non montatela troppo, perché altrimenti si trasforma in burro. Adesso amalgamiamo i due composti, quindi purea di fragole dentro assieme alla panna. Prima magari amalgamiamo un po' con le fruste elettriche a bassa velocità e poi invece incorporiamo con una spatola. Una volta fatto questo, versiamo il composto all'interno. Io sono comodo, insomma, a versarlo in uno stampo da plum cake della lunghezza di circa 30 cm, e lo facciamo riposare in freezer per almeno 6 ore, ma meglio ancora tutta la notte. Come avete potuto vedere, ho fatto una bella quantità di gelato, ma servirà secondo me. Un po' perché a casa nostra siamo in tanti e quindi insomma non avrebbe senso prepararne poco. E anche perché in realtà questo gelato, se lo conservate bene con la pellicola, magari a contatto, lo potete conservare anche 2 mesi in freezer. Finita sta pappardellata di roba, possiamo servirlo e gustarcelo. Guardate la consistenza e calcolate che è da un'ora che siamo qua che facciamo le foto, quindi un po' di tempo è passato, però comunque guardate quanto è corposo. La fragola ovviamente è la protagonista di questo gelato, si sente molto bene, equilibrato, cremoso, corposo e non stucchevole, buonissimo. Ho le mani congelate, a posto di tenere in mano sto... Vi ricordo che oltre a YouTube ci sono altri profili in cui sono sempre attivo, Instagram, Facebook e TikTok. Altri 2 video qua, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, e qua sotto c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta di questa magia. Ci vediamo al prossimo video.